Siamo contenti, anche il judo quest'anno è andato abbastanza bene, abbiamo avuto una medaglia con Nadia Arfau al campionato nazionale, abbiamo partecipato a tutte le finali nazionali dal campionato italiano assoluto allo junior, all'under 18 e all'under 15. Abbiamo diversi atleti qualificati di diritto per i prossimi campionati italiani, siamo contenti, gli allenamenti scorrono bene, quest'anno abbiamo incrementato la nostra struttura, abbiamo ampliato la nostra struttura con una nuova sala che ci permette di allenarci tutti i giorni, quindi avere anche turni di rifinitura e fare un lavoro specifico su determinate classi, magari chiamando solo 4-5 coppie per categoria e riuscire a fare un lavoro dedicato più ad hoc, non a largo raggio come si fa in una classe, diciamo. Facciamoli anche i nomi dei vostri gioielli, degli atleti che maggiormente si sono distinti e dai quali magari ci si aspetta qualcosa di importante anche il prossimo anno. Sì, gli ultimi nomi che hanno fatto bene sono è stato il trofeo internazionale dell'Aquila che fa parte del circuito Italia Under 15, abbiamo avuto il secondo posto di Davide Berghi, il secondo posto di Altea Secchi, il secondo posto di Isabella Rimondo. Poi abbiamo avuto due medaglie di bronzo che sono Giulia Ghiglione, anche lei molto forte, quinta al campionato italiano Under 15, e Nadia Arfaui che prima gara di prova dopo l'infortunio al ginocchio comunque testa di serie numero uno del ranking e seconda al campionato italiano, quindi atleta di tutto rispetto. Poi abbiamo due titoli con Adriano Listerno nel campionato italiano Under 18, quindi vince la lotta greco-romana e vince la lotta stile libero, campionato italiano Under 18. E si classifica al quinto posto nel campionato Under 15, molto difficile, di greco-romana, dove Davide Berghi a 42 kg vince. Quindi a Firenze abbiamo fatto un bel lavoro, insomma una bella gara, ci ha portato delle grandi soddisfazioni. E Riccardo Listerno, purtroppo protagonista di un incidente stradale, quindi adesso si trova ricoverato in ospedale con una brutta frattura al bacino, si è classificato al terzo posto nel campionato nazionale Under 17 di lotta greco-romana. Futuro, che cosa vi aspettate? Insomma, la base è piuttosto ampia, sono 200 i praticanti. Sì, lavoriamo molto, soprattutto sulle fasce giovanili, abbiamo un bellissimo vivaio, addirittura gli istituti scolastici ormai ci danno fiducia, ci conoscono, ci portano i ragazzi in palestra la mattina in orario curriculare, quindi hanno preso proprio il judo targato K-Club come una parte della loro didattica, quindi faremo anche corsi di formazione alle maestre e adesso è in via di definizione il protocollo d'intesa con questo istituto. Ovviamente i sacrifici sono tanti, le strutture, il tempo è poco. Nessuno di noi è un professionista del settore, ma cerchiamo di essere più professionali possibili, ognuno di noi ha un altro lavoro, però siamo ex atleti, questa è la nostra passione e cerchiamo di farla meglio che possiamo. In futuro speriamo, non ci poniamo limiti, ma non ci diamo neanche traguardi che possano essere difficili da raggiungere. Viviamo giorno per giorno, l'importante è fare judo con sorriso, i ragazzi lo fanno, a noi questo basta.